Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Apriamo con il maltempo, grandine e rovesci temporaleschi si sono verificati, abbattuti in gran parte della regione, in particolare sulla provincia di Pesaro e Urbino. Sottopassi allagati, danni alle colture, a Marotta il primo piano di un albergo è stato allagato da acqua e grandine fuoriuscita dai sanitari di un bagno. I particolari nel servizio di Francesco Salvago. L'ondata di maltempo è arrivata nelle Marche. I temporali si sono riversati anche sulla costa da Pesaro a San Benedetto. Una forte grandinata si è abbattuta su Mondolfo e Ponte Sasso nelle prime ore del pomeriggio. La pioggia caduta in maniera abbondante a sud di Fano ha sommerso il sottopasso di Torrette con 50 cm d'acqua, bloccandola al transito delle auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Anche gli altri sottopassi risultano inaccessibili. In via Fati Bruno, come viene mostrato in questo video, la forza dell'acqua è riuscita ad allagare il primo piano dell'hotel Spiaggia d'Oro, passando dai sanitari del bagno. La sala operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del bollettino di criticità idrogeologica idraulica emesso dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un messaggio di allertamento giallo esteso a tutto il territorio anche per le prossime ore. L'ondata di maltempo ha causato danni anche alle colture, soprattutto tra le province di Ancona e Macerata. In particolare la grandine ha colpito in provincia di Ancona i vigneti di Verdicchio e di Lacrima di Morro d'Alba. Problemi anche a San Marcello con alberi abbattuti e Belvedere Ostrense, mentre nel maceratese arrivano segnalazioni da vigni e oliveti tra Morovalle, Monte Cosaro e Civitanova Alta. Fenomeni violenti che aprono il mese di agosto dopo un luglio siccitoso e con picchi di temperature anche di 2 gradi superiori alla media degli ultimi 20 anni. Ma l'assenza di precipitazioni è stata una costante dall'inizio dell'anno in questi territori. Tra fasce collinari e area montana si sono registrati tra il 20 e il 35% di piogge in meno dall'inizio dell'anno rispetto al 2019, secondo un'elaborazione di Coldiretti Marche su dati Assam. La grandine, precisa la Coldiretti, è la più temuta in questa fase stagionale per i danni irreversibili che provoca alle coltivazioni nei campi dove è in piena raccolta la frutta estiva. L'estate 2020, sottolinea la Coldiretti, è stata segnata fino ad ora da una media di più di 3 violente grandinate al giorno sul territorio nazionale, dove si contano anche nubifragi, trombe d'aria e bombe d'acqua, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi degli eventi estremi. E per le prossime ore è previsto ancora maltempo. Incidente frontale tra un'auto e un furgone in strada Santa Lucia tra Sant'Angelo in Lizzola e Ginestreto. L'incidente è avvenuto intorno alle 15:30, grave un 88enne. Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Municipale di Pian del Bruscolo pare che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta del senso di marcia mentre sopraggiungeva l'altro veicolo. A riportare ferite più gravi è stato il conducente della Fiat Panda, un 88enne di Monteciccardo, trasportato dai sanitari in codice rosso all'ospedale di Pesaro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dal veicolo. E un altro incidente dove perdere il controllo dell'auto è stato un 85enne che è finito con la macchina contro un muretto e poi si è ribaltato lungo la strada che porta a Muraglia nel comune di Pesaro. Protagonista dell'incidente è una donna di 85 anni che forse per una distrazione non è riuscita a tenere in asse la vettura dopo aver affrontato una curva. Il sinistro si è verificato questa mattina intorno a mezzogiorno in zona Baratov, vicino ai campi da tennis. L'anziana, che lamentava dolori al petto, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore per accertamenti. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale di Pesaro per i rilievi di legge.
Partito lo screening dei tamponi per i residenti nel comune di Montecopiolo, secondo caso in Italia di un nuovo focolaio da Covid-19. Più di una decina di vetture hanno varcato lo spazio di Piazza San Michele Arcangelo di Villanova di fronte al comune istituito dai sanitari dell'ASUR per lo screening di massa dopo la nascita del focolaio di Montecopiolo, che conta già 36 positivi compresi, 3 romagnoli e oltre 100 persone in isolamento. Questa è la struttura posizionata dal personale sanitario dell'ASUR per il controllo e i tamponi di tutta la popolazione di Montecopiolo. Lo screening è partito già dalle prime ore della mattina verso le 9, attualmente sono stati fatti 150 tamponi, ma i tamponi proseguiranno anche nel pomeriggio. La risposta dei cittadini è stata buona. Intorno a mezzogiorno i sanitari avevano già ultimato il terzo scatolone di tamponi. Giovedì prossimo è prevista una seconda sessione di test. Per venerdì potrebbero essere già noti i risultati per individuare l'entità del focolaio, secondo in Italia dopo quello di Voeuganeo in Veneto. Abbiamo già noi fatto l'indagine su circa 200 residenti che erano i contatti del caso indice di Montecopiolo e anche i contatti del caso che è stato registrato la scorsa settimana, anzi l'altra settimana ancora, a Macerata Feltre. Quindi rispetto a una popolazione poco inferiore a 1100 abitanti ne rimangono più o meno 850-900. In mattinata penso che dovremo essere arrivati a 250. In gran parte si erano prenotati ieri. Aspettiamo oggi i numeri nel pomeriggio, perché l'accesso è volontario, non è obbligatorio, quindi ovviamente conta molto l'adesione del cittadino e il suo senso di responsabilità. Questi tamponi, per motivi organizzativi, verranno inviati al laboratorio di Ascoli Piceno, che ce li farà in massa, quindi in modo anche da non sovraccaricare i nostri due laboratori provinciali di riferimento, che sono l'ospedale di Urbino e Marche Nord, perché come è accaduto nella fase piena dell'emergenza, anche in questa iniziale ripresa di Covid-19, l'area vasta 1 e la provincia di Pesaro Urbino, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che è contigua alla Romagna, dove i focolai si sono riaccesi, dicevo, l'area vasta 1 è quella che sta registrando il maggior numero di riaccensioni. Quindi Ascoli è ben disposta. Domani invieremo ad Ascoli i tamponi di oggi. Venerdì invieremo ad Ascoli i tamponi che saranno fatti giovedì. I sanitari stimano che resteranno circa 900 tamponi ancora da fare per coprire tutta la popolazione residente di 1100. Considerando che i controlli dopo la festa che hanno acceso il contagio vanno avanti da giorni, l'azienda ospedaliera Marche Nord fa sapere che domenica scorsa 4 persone di queste zone si sono presentate al pronto soccorso presentando i sintomi del virus, di cui 2 di queste sono state ricoverate nel reparto di malattie infettive. La paura del contagio ha messo in crisi economicamente le attività, compromettendo prenotazioni anche a livello turistico. Dopo i contagi purtroppo c'è stato un calo delle prenotazioni, chi aveva prenotato ha disdetto, sia per gli albergatori sia per i ristoratori. Comunque all'interno del paese girano molto meno persone, tutta l'altra parte dei cittadini, a parte quelli che sono in quarantena, che appunto stanno uscendo da giorno per giorno dalle loro case perché i tamponi, appunto, bisogna concentrarsi anche su quelli che risultano negativi, non su quelli, solo su quelli positivi. Quindi le cose si stanno sistemando. Comunque anche chi viene a visitare Montecopiolo sta iniziando a capire che il cerchio è ben ristretto e tutti i casi sono stati ormai accertati. Dopo questi tamponi che faremo, verificheremo al massimo questa cosa e a quel punto potremmo definirci uno dei comuni più controllati d'Italia. Sicuramente questa cosa per noi è importante per certificare al meglio questo stop di contagi. Contemporaneamente è una dimostrazione che i cittadini hanno la voglia di tornare alla normalità e di dimostrarsi appunto negativi a questo virus.
e continua a salire il numero dei ricoverati per coronavirus nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono passati da 13 a 15, tutti in reparti non intensivi, mentre erano solo 4 una settimana fa. Gli ultimi degenti si registrano in malattie infettive a Fermo e a Marche Nord, dove si è passati da 8 ricoverati a 9, mentre gli altri si trovano in malattie infettive ad Ancona, 2, e non in ostetrice ginecologia a Marche Nord. Il Gores fa sapere che i positivi in isolamento domiciliare sono 124. Le persone isolate in casa per contatti con contagiati sono invece 1095, di cui 83 con sintomi e 25 operatori tra gli operatori sanitari. Tour nelle Marche per il ministro alle politiche agricole Teresa Bellanova. Dopo la visita ad Ancona è arrivata anche nella città di Fano, dove ha fatto tappa alla cooperativa Falcineto e ACOF. L'ha seguita per noi Simona Zonghetti. La filiera dell'agroalimentare non si è arresa durante l'emergenza sanitaria e anzi ha dimostrato di essere strategica. L'agricoltura è il nostro futuro. Lo assicura il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Teresa Bellanova, che oggi ha dedicato parte della giornata a un tour nelle Marche. Dopo la tappa al mercato ittico di Ancona, poco dopo mezzogiorno è arrivata a Fano, dove è stata accolta dalla cooperativa agricola Falcineto. Ad attenderla, oltre ai membri del direttivo e ad alcuni soci, c'era anche il consigliere regionale Federico Talè, candidato per Italia Viva per il suo secondo mandato. Diversi i temi trattati da Bellanova, dai progetti portati a termine alle strategie messe in campo dal Ministero per far fronte alla crisi economica dovuta al Covid-19. In un momento in cui tutto il paese si fermava, le persone venivano chiuse in casa, noi abbiamo avuto altre persone che, facendo lavori umili, dal lavoro agricolo all'azienda di trasformazione, ai camionisti che consegnavano i prodotti, alle commesse dei mercati, dei supermercati, che con la loro attività hanno consentito a tutti noi di poter consumare un pasto esattamente come prima dell'emergenza sanitaria. Questo settore, ha proseguito il ministro, necessita di nuovi ingressi, in particolare giovani e donne. È importante quindi creare le condizioni per avere un reddito dignitoso. D'altra parte, ha detto Bellanova, dobbiamo far ripartire il mondo della ristorazione. Per questo mi impegnerò per ottenere lo stanziamento di 1 miliardo di euro da destinare alle 180.000 imprese del settore. La mia proposta è di vincolare questo intervento esclusivamente alla acquisto di prodotto italiano. Noi diamo 5.000 euro a fondo perduto a tutte le imprese di ristorazione, ma queste imprese potranno avere queste risorse se si impegnano ad acquistare prodotto italiano. Semplicità, efficacia e ripartenza sono gli obiettivi del ministro per evitare lo spreco alimentare e soprattutto aiutare il comparto della ristorazione. Gran parte delle imprese, ha precisato, sono ancora chiuse e quelle che hanno riaperto stanno sopportando i costi enormi anche per effetto del distanziamento sociale che devono garantire. Dobbiamo investire le risorse non per tenere le persone in cassa integrazione e le aziende chiuse, dobbiamo investire le risorse per tenere le aziende aperte e le persone in attività, perché questo è quello che serve per far ripartire il paese e per non mettere ulteriormente in ginocchio un sistema produttivo che ha già pagato un prezzo altissimo anche per effetto dell'emergenza sanitaria. Al termine dell'incontro la cooperativa Falcineto le ha consegnato il libro realizzato in occasione dei 70 anni di attività. Poi è stata la volta della cooperativa ACOF a Rosciano di Fano. Qui si è svolto un tavolo di confronto con i professionisti del settore, i quali hanno potuto esporre le diverse criticità, come le etichette, i contratti di filiera e la necessità di avere consumatori più consapevoli nella scelta dei prodotti da acquistare. Una giornata molto proficua, positiva. Siamo arrivati questa mattina a mezzogiorno alla cooperativa Falcineto. Lì è stato un momento anche toccante. Il ministro ha conosciuto questa importante realtà cooperativa del Fanese.
e una cooperativa che subito dopo la guerra, 12 agricoltori sono andati dal notaio con 6.000 lire e, stanchi di stare sotto il padrone, hanno costituito questa cooperativa. Da una parte facevano agricoltura, dall'altra gestivano un genere alimentare. Da lì la cooperativa Falcinetto di oggi, che gestisce 1.300 ettari di campi di agricoltura e gestisce un ristorante, il Biricocco. Oh, da lì ci siamo spostati qua, all'ACOF è stato veramente interessante perché sia gli esponenti del consorzio agrario che quelli del CODMA che ACOF stessa hanno fatto un sacco di domande al ministro, hanno esposto i loro problemi, il ministro si è impegnato a risolverli. E adesso torniamo invece sul lungomare di Marotta nel comune di Mondolfo, perché domenica scorsa è stato inaugurato il monumento intitolato Il mondo in una mano, dedicato all'Avis e a tutti i donatori di sangue e plasma. La struttura è stata finanziata dalla ditta Baioni, mentre il mosaico è stato realizzato dall'associazione Chiaro Scuro. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. E doveva prendere il via questa sera alla Rocca Malatestiana la giornata inaugurale di Fano Fellini con la proiezione di uno dei lavori del noto regista, appunto, Federico Fellini. In programma c'era la visione del film I Vitelloni, ma a causa del maltempo è stata rimandata domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 21. I biglietti prenotati per la serata di oggi saranno ovviamente validi per quella di domani. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per la vostra cortese attenzione. Noi ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa Occhio ai giornali. Arrivederci.